Un cognac, per favore. Un cinzano. Non sei di Parigi, eh? No, ma lavoro qui. Che lavoro fai che ti fa scappare quando la polizia gira il film? È lo stesso lavoro nostro. Sono scappato soltanto perché non ho ancora il permesso di soggiorno. Vengo dall'Italia e ora non lavoro. Beh, se ti capita un'altra volta, non ti far prendere dal panico. Quelle riprese facilitano le conoscenze. Però qui l'aria scotta in questi giorni. Sentite un po' voi due, adesso preferirei giocare in pace, eh? Ti piace tanto Parigi? No, mica tanto. Ci piove e fa freddo. Senti un po', omicidi sul groppone ce n'hai? No. Allora ci possiamo intendere. Ho in mente un salto verso la Costa Azzurra, ti va? E perché no? Allora è fatto. Dai, gioca te adesso. Ali. Un po', giovanotto. Vuoi che ti arresti per accattonaggio? Pulisci il marciapiede e fila, presto, capito? Circolare, circolare. Fermi tutti, nessuno si muova! Va bene, torna domani e ti farò una buona offerta. No, i gioielli lasciali qui. Perché? Perché? Vedi, da un po' di tempo Parigi ce la siamo divisa in zone. Tu stai lavorando in una zona che non è la tua, quindi i gioielli vanno al concessionario di zona. Come al concessionario di zona? Io li ho rubati, io ho rischiato e adesso questi sono miei. Beh, tuoi. Se non sono miei, non sono di nessuno, neanche del gioielliere. Lothring, chiacchiera meno e vattene da Parigi. Non vali niente. Tutta la stampa si sta occupando di te e ti sei montato la testa. Bobino, ho le tasche piene di gioielli, ma ho fame. Sono tre giorni che vado girando per venderli. Morirai di fame, giovanotto. Ti consegnerai alla polizia per fame. Nessuno comprerà la tua merce. Puoi tentare nelle banche, ma sei solo. L'Algerino e il Corso non valgono un franco. Se vuoi provare con le banche da solo, lo puoi fare, ma i gioielli nelle tue mani sono niente, sono sassi. Puoi anche buttarli. Ti do un consiglio da amico, guarda, dammeli. Io ti do 500 nuovi franchi. Così mangi, dormi e ti compri un bel biglietto per Amsterdam. Eh? Io ti faccio lavorare tranquillo ad Amsterdam e ti faccio guadagnare. Su, dammeli, Lothring. Porca la di... Diventali i tuoi sassi! Here is Paris, transmitting to Amsterdam. We are sending the photos of Luciano Lothring, the famous Italian burglar. Allo, Amsterdam? L'ispettore Olsen? Qui il commissario Julien. Vi stiamo mandando via radio delle foto del signor Lothring. Sì, sì, l'italiano. Abbiamo saputo che lavorerà ad Amsterdam. Vi mandiamo tutti i dati che abbiamo. Con un'ascia? Ah, sì, è lui, è già lì, sì, è incredibile, sì, lavora sempre nello stesso modo.